Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Perché le sacre scritture sono giunte fino a noi? Perché tutta la storia, dalla nascita dell'uomo alla venuta di Cristo Gesù, è stata raccolta e tramandata di generazione in generazione? Molti che si definiscono cristiani hanno dimestichezza solamente con il Vangelo. Il Dio dell'Antico Testamento non è molto conosciuto e non c'è interesse nel voler approfondire la sua conoscenza. È superato. Come dicono i giovani di oggi ai propri genitori, sei antico, sei passato di moda. Con Dio non è così. La Bibbia ribadisce più volte che l'Eterno è immutabile ed è quindi oggi lo stesso di ieri e così sarà anche domani. Invece è l'uomo ad essere mutato. Si trasforma di volta in volta in qualcosa, lasciatemelo dire, che è sempre più lontano dall'assomigliare al suo creatore. Testi come quello di oggi vanno presi alla lettera, proprio per non dimenticare. E come suggerito dai versetti di riferimento presenti nella mia Bibbia, riporterò qui in seguito i versi dal 1 al 7 del Salmo 78. Fedeltà di Dio nella storia di Israele. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole. Esporrò i misteri dei tempi antichi, quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i Suoi comandamenti. Aiutaci, Padre, ad essere Tuoi fedeli testimoni affinché la Tua parola ritorni a essere di moda per la salvezza di molti, a lode e gloria Tua. Amen.